Introducing Royal Caribbean's newest ship, Icon of the Seas, the ultimate family vacation. The ultimate six slides, eight neighborhoods, zero compromise vacation. The ultimate never done that, can't wait to do it vacation. The ultimate chillin' by a different pool every day of the week vacation. This is the Icon of Vacations. Icon of the Seas, arriving in 2024. Book today. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Cora. Sono Luca Bizzarri. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. La mia speranza, la mia grande speranza, che è quasi una certezza, è che lo facciano solo per affermare la propria esistenza in vita, per farsi notare, per alzare la mano e dire «Eccoci, siamo qui, guardate un po' anche noi». Tra Natale e Santo Stefano è andato in onda un programma su Rai 2 presentato da Stefano De Martino. Dentro quel programma c'era uno sketch con Paola Antoni nei panni di San Giuseppe e Biagio Izzo nei panni di Maria. Madonna mia! Non ce la faccio! Con la mazza lo prendo! Con la mazza lo... Mi ha fatto svegliare di nuovo i bambini! Madonna signora, mia! Signora, scusi la correzione, però le volevo dire che lei, essendo Maria, è la Madonna, quindi è strano che lei dica Madonna mia, è se stessa, insomma. Me stessa! Non ce la faccio più! Fino a qui tutto normale, uno sketch in televisione può essere bello, brutto, far ridere o no, ma il tutto è sempre soggettivo. Per me, per esempio, ci sono dei comici, Paola Antoni è uno di questi, che qualsiasi cosa facciano mi fanno ridere. Anzi, più la cosa che fanno è scema, più mi fanno ridere. Perché sta parlando in questo modo? Che è sta cosa? Sono San Giuseppe! Lei è San Giuseppe, quindi? E quindi sono la feppola, no? A sempre di San Giuseppe. La feppola di San Giuseppe! Ce ne sono altri, ed è inutile, sarebbe stupido farne i nomi, che magari sono bravissimi, ma non mi fanno ridere. E specifico, non fanno ridere me. Magari altri milioni di persone si sbellicano di risate. Io penso sempre che a mia mamma non facevano ridere Totò e Stanlio Olio. Io lo trovavo impossibile, però non mi facevano ridere. Sei sempre il solito stupido. Ma torniamo all'inizio. La mia speranza è che lo facciano solo per farsi notare. Sto parlando di Carlo Giovanardi, uno per cui Stefano Cucchi è morto per una botta di sfiga, e signor Coghe, capo del movimento Pro Vita, quello che credo si opponga a quello Pro Morte, e Maurizio Gasparri, il nemico numero uno niente di meno che di Rocco Schiavone, cioè di uno che non esiste. Questi tre soggetti hanno alzato forte la loro voce contro lo sketch di Izzo e Paola Antoni, perché secondo loro era blasfemo e volgare, cosa che ha portato Gasparri addirittura a fare un quesito in commissione di vigilanza Rai, che non si capisce bene cosa minchia sia e soprattutto a cosa voglia portare, se all'espulsione dei due comici o alla loro lapidazione in piazza. E vorrei vedere sia la seconda che la prima, visto che Izzo e Paola Antoni sono ospiti nell'80% dei programmi di Rai 2, perché sono una delle poche cose che funzionano, evidentemente, in un'azienda che non sta passando un periodo dei migliori, ecco, in termini di successi e di ascolti. Vorrei proprio vedere se togliessero pure quelli che funzionano. Ma la mia speranza è sempre la stessa, e cioè che Gasparri, Giovanardi e il nuovo entrato Coghe queste uscite le facciano soltanto, appunto, per affermare il fatto che sono vivi, per parlare al proprio pubblico di riferimento. Ora, questa in politica è una costante. Parlare al proprio pubblico di riferimento è necessario molto più di quanto lo sia credere davvero in quel che si sta dicendo. L'importante è tenere vive le curve degli ultras. Il gasparriano medio. Oddio, ma esisterà davvero la figura del gasparriano? Forse lo riconosci da quello sguardo lì, quello della mucca che guarda passare i treni, sai? Il gasparriano medio ogni tanto ha bisogno di essere risvegliato, di trovarsi davanti un nemico nuovo, oppure il solito nemico, sia esso Rocco Schiavone o un sequestratore di presepi, un annullatore del Natale, non lo so. Allora, ho fatto questo esperimento, sono andato su Google e ho scritto Gasparri contro. Il risultato che viene fuori è praticamente il curriculum del senatore, quello che Gasparri ha fatto nei decenni in cui ha lavorato per lo Stato. Quello che viene fuori è Gasparri contro Mediaset, comunisti,
Gasparri contro Paolo Antoni, Gasparri contro Parenzo. È un somaro. Gasparri contro i Gretini, l'ira funesta di Gasparri contro l'arbitro Rocchi, Gasparri contro Augias, Gasparri contro Report, Gasparri contro Fedez. Il rapper che apre la polemica è di sinistra. Gasparri contro Zero Calcare, Gasparri contro Saviano, Gasparri contro Achille Lauro, uno storico Gasparri contro gli inglesi del 2014, in cui il senatore della Repubblica aveva intelligentemente scritto: è un piacere mandare a fare in culo gli inglesi, boriosi e coglioni. Poi c'è Gasparri contro i palinsesti TV, Gasparri contro Macox, Gasparri contro Amazon. Amazon, che è una vergogna assoluta. E anche, naturalmente, Gasparri contro Luca Bizzarri. Figuriamoci se potevo mancare tra i nemici di qualcuno che, se gli togli i nemici, però sparisce. Di qualcuno che ha bisogno dello scontro perché nello scontro trova la sua ragione d'essere. E ogni giorno un Gasparri o un Giovanardi o un Coghe si svegliano e sanno che dovranno trovare un nemico, qualcuno da additare in modo che gli sguardi ritornino su di loro. Quando dicono guardate Paolo Antoni e Izzo, stanno dicendo, stanno implorando, guardate noi, guardate come ci battiamo per voi. Intanto questa è una battaglia che non costa niente, non porterà a niente, ma Giovanardi, Coghe e Gasparri sono sulla prima pagina, sono nel titolo. E cosa c'è di più bello quando il massimo che riesce a fare di solito è stare lì, in mezzo al campo, brucando e guardando i treni passare. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico@gmail.com o nonhanunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Ciao, sono Simone Pieranni e ogni settimana, al venerdì, nel podcast Altri Orienti, racconto una storia che arriva dall'Asia. L'Asia è una parte di mondo che ci sembra molto distante, ma che in realtà sta già influenzando anche le nostre vite, adesso, tutti i giorni. Altri Orienti esce ogni venerdì, lo trovi su tutte le piattaforme audio gratuite.